Ciao e benvenuto su Mondo Cane! Oggi in questo video scopriremo insieme le caratteristiche di una razza dall'aspetto di una pecorella. Oggi vi presentiamo il Bedlington Terrier. Prima di iniziare però ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il Bedlington Terrier è una razza dalle origini inglesi che deve il suo nome alla città mineraria di Bedlington. Nasce come un eccellente cane da caccia, specializzato in animali di piccola taglia. Il suo essere molto atletico e veloce suggerisce un legame di sangue con il Whippet. Sul nostro canale trovate un video dedicato a questa razza. Per quanto riguarda la morfologia, è una taglia medio-piccola, dotata di un corpo robusto, compatto e dall'andatura molto graziosa. L'altezza prevista dallo standard della razza può arrivare fino ai 35-46 cm al garrese per i maschi, mentre per le femmine siamo sui 34-44 cm. Mentre il peso ideale oscilla tra gli 8 e i 10 kg per i maschi, mentre le femmine pesano un po' di meno. Il suo pelo è il suo tratto caratteristico. Sul manto si possono alternare punti morbidi e punti più duri e ruvidi al tatto. È proprio questo che lo fa somigliare ad una tenera pecorella. Le colorazioni del mantello possono essere nero-blu, blu, fegato o color sabbia. Il suo mantello comunque è di difficile gestione proprio perché può essere particolarmente ispido e tende ad annodarsi molto facilmente. Inoltre, non perde pelo. La toilettatura deve essere necessariamente affidata ad un esperto. Il carattere del Bedlington Terrier è quello di un cane disciplinato, gentile ed affettuoso. Possiede una straordinaria intelligenza, amerà il suo padrone e la sua famiglia, dimostrandosi un cane davvero amorevole. Grazie al suo passato da cacciatore è anche molto coraggioso, proprio un ottimo guardiano per la casa. È un ottimo cane da poter tenere in appartamento. Si tratta di una razza comunque molto tranquilla e pulita. È un cane molto agile e sportivo, per cui necessita comunque di fare un'uscita di almeno un'ora al giorno per praticare tanto esercizio. Il Bedlington Terrier è consigliato come primo cane, ma a patto che siate seguiti da un addestratore o comunque da una persona esperta, perché è una razza che non va molto d'accordo con i suoi simili a causa del suo temperamento da cacciatore. Ha bisogno di una buona socializzazione nell'infanzia, quindi attenzione! Stessa cosa vale con i gatti e altri animali. Non impazzisce per i bambini poiché odia i movimenti bruschi, ma non ha troppi problemi con quelli più grandi. Con gli estranei, quasi come tutti i terrier, risulterà un po' diffidente. La vita media del Bedlington Terrier è dai 12 ai 13 anni ed è una razza, nonostante il suo aspetto, rustica e robusta, che gode di un'ottima salute. Si ammala davvero raramente e non presenta patologie ereditarie. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una bellissima razza rustica dalle origini britanniche, il Bedlington Terrier. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremmo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto. Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cane è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!